Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video svuota la spesa da Coop. Ho fatto una mega spesa perché non andavo alla Coop veramente da un sacco di tempo. L'ultima volta che ero entrata nel supermercato Coop, forse eravamo ancora a febbraio. Poi c'è stato il lockdown. Poi io mi sono fatta portare la spesa a casa da Vasco per un bel po' di tempo e finalmente oggi, dopo tanti mesi, ho deciso di tornare alla Coop. Ho fatto veramente una mega spesa che voglio condividere con voi. Parto dalle cose che poi devo riporre in frigo e poi passiamo invece a quelle che possono stare fuori dal frigo e che quindi posso mostrarvi un pochino più con calma. Partiamo dal gelato. Ho preso due tipologie di gelato di soia perché abbiamo deciso col mio compagno di tenerci un po' più leggeri, quindi non rinunciare al gelato, però passare al gelato di soia, vedere un po' come ci troviamo. Ho preso della Valsoia, questo variegato all'amarena, che avevo comunque già mangiato in passato e che trovo veramente buono, e poi ho voluto provare a prendere anche questo della linea Bene Sì di Coop, che invece è variegato al cacao, così proviamo entrambi i gusti e vediamo qual è il migliore. Poi ho preso una confezione di gnocchi della Novella, che è una marca veramente ottima, questi sono i classici gnocchi che noi faremo sicuramente con il pesto. Poi ho preso un classico galletto hamburghese, questo è un tipo di pollo che mi piace tantissimo e che cucino veramente molto spesso. Ovviamente con il pollo non possono mancare le patate novelle, quindi ho preso anche una confezione di patate novelle. Poi ho preso tre mozzarelle della marca Buon Sapore che ho utilizzato l'altra volta quando ho fatto la pizza e mi sono piaciute molto, quindi ho deciso di riprenderle perché sono economiche e c'è un ottimo rapporto qualità prezzo, almeno per l'utilizzo che ne ho fatto io, che è stato quello di metterle sulla pizza. Poi ho preso uno yogurt al caffè della linea Coop, mi piace molto come marca, io la trovo comunque ottima. Poi lo yogurt lo mangio una volta ogni tanto, quindi insomma mi piace anche provare tipologie diverse. E ho preso poi sempre della linea Coop questi yogurt un pochino più golosi. Questo è bianco cremoso dolce con palline di cioccolato e invece questo è yogurt cremoso alla vaniglia con anelli di cioccolato. Io a volte, magari dopo pranzo oppure dopo cena, anziché mangiare il dolce, mangio magari uno yogurt di questi. Ho già preso anche quelli con la marmellata, però adesso mi andava di fare una cosa ancora più sfiziosa. Ho preso due prodotti che vi faccio vedere in questo modo perché sarebbe stato complicato farveli vedere dal divano, ossia un branzino e poi ho preso del pesce da fare come frittura mista. Io poi non lo farò in realtà fritto, lo farò al forno, però sono quei pesci, diciamo, misti che vanno bene per la frittura o comunque in qualsiasi modo voi li vogliate cucinare. Ci sono un po' di sardine, un pochino di acciughe, c'è qualche triglia, insomma, un tipo di pesce misto che stasera cucinerò. Poi ho preso un pochino di frutta, in particolare queste bellissime ciliegie della linea Fior Fiore Coop. Sono quelle ciliegie un po' più grosse che a me piacciono tantissimo. Poi ho preso anche le fragole perché comunque mi sembravano belle, quindi ho preso anche una confezione piccolina di fragole, ovviamente da unire al gelato. Poi una confezione da mezzo chilo di albicocche. Io d'estate ne mangio veramente tantissime perché sono quelle tipologie di frutta molto fresca, molto estiva e dissetante che adoro. Poi ho preso anche dei fichi verdi. Adesso voi li vedete in questa confezione che non è la sua perché in realtà erano in un'altra confezione più piccola, però mi sembrava che fossero troppo schiacciati uno sull'altro. Allora, appena arrivata a casa, li ho, diciamo, allargati un po' in una confezione più grossa. E questi sono i fichi verdi. Mia mamma mi ha detto che sono i fichi di luglio. Io non lo sapevo, infatti le ho detto: sai, ho trovato i fichi, c'erano già, e mi ha detto: sì, sono quelli di luglio. Non ne avevo idea. Comunque i fichi a me piacciono tantissimo e quindi me li sono comprati. Poi ho preso una confezione di latte scremato della Coop, una confezione di succo di frutta Skipper senza zuccheri aggiunti, questo in particolare è i frutti di bosco. Poi ho preso una confezione di lattine di polpa di pomodoro della Mutti, queste sono quelle da 400 grammi, mi trovo molto bene perché è comunque una polpa di pomodoro molto gustosa. Poi passiamo alle cose dolci e sfiziose, ho preso una confezione di brioche della marca Bonjour, questa è una confezione gigante, io in realtà la volevo più piccola, però non c'era e siccome scadono il 5 agosto ho pensato che avevo un sacco di tempo per mangiarle, allora l'ho presa anche un po' più grossa.
Di solito le mangio a colazione, sono profumate, leggere, buonissime, assomigliano tantissimo a quelle di pasticceria e quindi ogni tanto me le compro. Poi, sempre per la colazione, ho preso questi panini al latte della Morato, in particolare sono i nuvolatte, questi sono buonissimi con la marmellata, sono proprio i classici panini al latte e devo dire che ogni tanto, alternati magari alle brioche, mi fanno piacere. Restiamo sulla colazione, ho preso una confezione di Kellogg's, quindi classici fiocchi d'avena, poi ho preso una confezione gigante da 800 grammi di biscotti frollini con granella di zucchero. Questi praticamente sono i dupe dei galletti della Mulino Bianco, però costano molto meno e sono buonissimi lo stesso, quindi ho preso questi. Poi ho preso una confezione da 250 grammi di mandorle sgusciate, queste anche non mancano mai sulla mia tavola, adoro le mandorle. Poi ho preso anche quattro prodotti non alimentari. Il primo, che serve sempre e serve a tutti, nessuno escluso, la carta igienica. Questa era in offerta, erano 6 rotoli e quindi ho deciso di comprare questa, anche se non è quella abituale che uso di solito, ma va benissimo comunque. Poi ho preso le salviette struccanti della linea Io Cop, queste sono quelle classiche extra idratanti, insomma, però non hanno nulla di particolare, ma mi trovo benissimo. Poi ho preso due prodotti per le zanzare, perché purtroppo in estate mi torturano. Ho preso queste salviette che sono alla citronella e all'eucalipto e servono praticamente a tenerle lontane. Se voi ve le mettete sulla pelle, riuscirete, diciamo, a farvi pungere un pochino meno. E poi ho voluto provare un prodotto che non so assolutamente se funzionerà o meno, però lo provo, che è questo gel dopo puntura, sempre della marca Vape, quindi la stessa marca delle salviette. Credo che vada applicato subito sulla puntura appena la zanzara vi ha punto. Lo proverò perché sono sicura che tanto mi pungeranno e poi magari vi saprò anche dire se funziona. Io spero di sì, perché se c'è una cosa che non sopporto è proprio la puntura di zanzara. Comunque, questa era tutta la mia spesa. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.